rocco appunto, come si inserisce un vulcano in questo il cielo sopra tanto, si potrebbe battezzare. Buongiorno a tutti, io sono un po' meno orgoglioso io mi inserisco con una certa fatica, perché la Puglia, per quanto sia una regione suggestiva, però parliamoci chiaro. No, voglio dire, l'acqua viene dalla Basilicata. Il pane d'Altamura in realtà è il pane di Matera, che ci avete. Detto questo, non posso negare che questa esperienza, questo progetto di Sergio Rubini mi abbia entusiasmato fin dalle prime battute, fin da quando abbiamo cominciato a parlarne, e lui mi ha, come avete sentito, uno che sa parlare, è uno che diciamo è un ammagliatore, è uno che ti fa sembrare le cose e ti dà un entusiasmo e ti dà la voglia di prendersi dei rischi. Perché questo è un film rischioso, parliamoci chiaro, non è che ci possiamo girare troppo intorno al fatto che è un progetto ardito, è un progetto, diciamo, molto molto ambizioso e francamente io non pensavo che poteva raggiungere questo obiettivo e questa altezza. Certo, il fatto di girare su una terrazza mi dava una dimensione, diciamo, no? di altitudine e di rarefazione. Però riconosco che per la prima volta nella mia vita, lo devo dire senza proprio retorica e senza niente, ho toccato qualcosa di veramente speciale. L'idea di abbandonarmi in un ruolo, l'idea di essere completamente soggiogato e guidato da un personaggio che non sono io, anzi che nega anche in qualche maniera un me stesso, un mio essere razionale, per quanto tutti mi vedete così, a parte di essere una persona molto sexy, ma mi vedete così un ragazzo spontaneo, uno così acqua e sapone, invece sono una persona molto riflessiva, molto strutturato, ho sempre recitato nella vita, forse anche in questo momento lo sto facendo. Per la prima volta, dicevo, mi sono lasciato andare a una suggestione, a una forza interiore o esteriore, questo non l'ho ancora capito, che mi ha fatto fare qualcosa che non avevo mai fatto e che è questo abbandono proprio dell'essere non me stesso. E devo dire che Sergio, oltre a questa sua fuffa, ammagliatore, non posso non dire che è veramente un genio assoluto. Io ho fatto tante cose, ovviamente tutti mi seguite, mi amate, no? Però è la prima volta davvero che ho incrociato forse il mio vero alter ego, diciamo la vera guida per fare qualcosa così speciale. Lo devo riconoscere, perché poi dopo, magari dopo quando andiamo a pranzo, me lo rinfaccia che non l'ho detto, perché poi a lui glielo dico le cose. Perché nella nostra intimità ci parliamo e io gli dico continuamente, gli manifesto continuamente la mia grande ammirazione, perché ora sembro sempre sull'orlo del cazzeggio, ma Rubini è veramente grande, lo dico senza retorica, è veramente acuto, è veramente spiritoso, è veramente profondo, è veramente il regista che ogni attore vorrebbe incontrare, perché questo film lo dimostra, chi l'ha visto, chi lo vedrà lo vedrà, però è un film che tutto si può dire tranne che non sia un grande film.